Ciao a tutti, oggi è qui con noi Federica Camba. Ciao Federica, come stai? Benone, benone, io mi scuso perché sono in treno e magari passerà qualcuno oppure ci sarà la linea un po' così, però sono molto contenta di essere con voi. Anche noi siamo veramente felici di averti qui con noi. Oggi siamo qui perché presenti il tuo nuovo singolo che uscirà il 29 ottobre, Sì. Controvento. Come nasce questo brano e qual è il messaggio che vorresti arrivasse chi lo ascolta? Guarda, Controvento è arrivata di notte, tra l'altro, mi ha svegliata una canzone che evidentemente riassumeva questo fervore che avevo dentro, di questo bisogno di essere libera, ma non libera di fare chissà cosa, libera di essere me stessa davvero, di essere quella persona che sognavo da piccola e non la persona che gli altri si aspettano probabilmente da me, ma no, non vale solo per me questa cosa, insomma. Anche un bellissimo videoclip che arriva in un modo molto diretto. Com'è stato per te dare un'immagine a questa canzone? È stata un'esperienza fantastica, al di là che musicale, proprio un'esperienza di vita molto forte, perché immaginati che camminavo in mezzo a delle persone senza volto, perciò si vedevano queste gambe, questi piedi a significare proprio la massa un po' standardizzata e questo mi ha colpito. Perché io ero quella che con una X nera sulla bocca, cioè tutte le cose che non possiamo dire, tutte le cose che non possiamo essere o fare, alla fine ho gridato non me ne frega niente, con un gesto proprio come dire mi voglio liberare e voglio liberarmi, come dicevo prima, semplicemente nell'avere il coraggio di vivere la vita che è giusta per me. Assolutamente, bellissimo questo videoclip, mi ha molto emozionato, devo dire. Tra l'altro ci sono degli aneddoti incredibili dietro a quel video perché io ero poi immersa in una vasca di latte bianco, perciò immaginati di latte caldo bianco, immaginati, e ti posso far immaginare quante ore siamo stati dentro quella vasca per girare il video. Ripetere la scena. È stato divertente, molto divertente. Controvento fa da apripista ad un nuovo progetto? Assolutamente sì, sto lavorando al disco che conterrà Controvento, un disco che vede per la maggiore proprio questa voglia di dire delle cose di cui ho urgenza. Non mi bastano solo delle canzoni autobiografiche, non mi bastano, si spera, delle canzoni belle, anche perché non è detto che escano, ma voglio alzare l'asticella, voglio qualcosa che sia davvero, che abbia davvero questa cosina in più dell'urgenza di dire qualcosa. Allora noi lo aspettiamo. Tu hai scritto per tanti artisti, c'è un artista per cui sogni di scrivere? Ma sai che, beh, mi piacerebbe tanto scrivere per Mina, perché è un'artista che secondo me con la sua voce, la sua interpretazione, il suo carattere, il suo vissuto potrebbe amplificare tantissimo certe sensazioni che io esprimo in musica. E Bel poi nome. tantissimi altri, tantissimi altri. Ci sono anche tanti giovani artisti con una bella penna. Che ti piace particolarmente? C'è magari un artista con cui ti piacerebbe collaborare? Ce ne sono parecchi in questo periodo, secondo me, che hanno qualcosa da dire. Blanco mi colpisce tanto, mi colpisce questo coraggio che ha di riportare un po' la malinconia in auge. Fino a poco tempo fa la malinconia, diciamo, permettimi questo modo di dire, non andava più di moda, che è una cosa che mi struggeva perché. Che poi non è, la malinconia non vuol dire tristezza, vuol dire assaporare quelle cose, quei momenti per noi magici della vita e non essere per forza sempre lucidi, splendenti. E perciò sono molto contenta che Blanco stia facendo questa cosa. Tu, appunto, come vi ho detto, scrivi per tanti artisti, ma come nasce un brano e come capisci che magari è per te o per un altro artista? Come lo assegni, tra Ma le virgolette? canzoni dentro di me nascono sempre per me, perché io sfogo una mia giornata, sfogo una cosa che mi ha colpito, sfogo un'emozione che è rimasta latente da tanto e non lo decido mai. Quando ho finito di scriverla, mi rendo conto se è davvero unica dentro di me, ma non come qualità, se è davvero autobiografica. Sul serio, come Controvento era proprio appiccicata alla mia pelle, non avrei potuto mai cederla a nessuno, oppure se magari il modo di cantare di un'altra persona, oppure il vissuto di un'altra persona può dargli
ulteriormente della tridimensione, una cosa che arriva dopo. In seguito, io ti faccio un'ultima domanda e poi ti lascio nel tuo viaggio, visto che sei molto impegnata. A breve inizia la nuova edizione del Festival di Sanremo. Sì. Un giorno ti piacerebbe partecipare come cantante oppure, come è già successo con Marco Massini, come autrice per un artista? Ma certo, Sanremo è una... come dire, è il sogno di tutti quelli che fanno musica italiana e che amano la musica davvero italiana. Perciò certo mi piacerebbe, quest'anno non mi sono proposta perché sono molto impegnata nel disco, nel cercare di riportare questo disco poi a una versione live. Di conseguenza ho sentito di dovermi prendere il mio tempo, però assolutamente Sanremo è un sogno. Noi ti ringraziamo ancora una volta per essere stata qui con noi e ricordiamo a tutti che Controvento è disponibile su tutte le piattaforme digitali e lì si può ascoltare. Assolutamente, io ti ringrazio, vi ringrazio, scusatemi per la location un po' poco formale, però sono contenta di esserci stata. Anche noi, grazie, magari ci sentiamo con l'uscita del nuovo disco. Un bocca al lupo e buon lavoro. Volentieri. Grazie, ciao Federica. Ciao.